Buonasera, ben ritrovati a questo appuntamento di approfondimento che questa sera volentieri dedichiamo al questore della provincia di Imperia, dottor Cesare Capocasa. Benvenuto nei nostri studi, grazie anzi per essere qui con noi, e potrei ribadire un benvenuto a Imperia innanzitutto perché voglio dire è ancora abbastanza fresco il suo arrivo in questo territorio. Due mesi. Anche se credo che lei abbia già avuto modo di fotografare bene quella che era la situazione, tra l'altro anche grazie a incontri costanti con il prefetto Silvana Tizzano, che tra l'altro è persona molto, molto concreta e attenta al territorio. Così. Sì, adesso dopo due mesi possiamo dire di aver cominciato a conoscere questo territorio, le criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica e anche l'andamento della delittuosità. E come lei ha giustamente evidenziato e sottolineato, queste sinergie che chiaramente stiamo potenziando di giorno in giorno tra tutte le varie componenti istituzionali a livello provinciale, trova nella figura del prefetto, prefetto Tizzano, un coordinamento puntuale, eccellente, che consente di raggiungere poi gli obiettivi istituzionali, che sono poi quelli a garanzia dell'incolumità, a tutela dell'incolumità ovviamente della cittadinanza. Ecco, una provincia di confine, una provincia piccola se vogliamo, perché insomma non è un territorio così grande, forse lo è per noi che ci viviamo, ma se qualcuno arriva da Roma o da Milano, tutta la provincia insieme possiamo dire che fa un quartiere, però si difende bene con i problemi, perché il confine già è un punto che può essere di forza, per carità, ma anche di debolezza se guardiamo soprattutto il discorso dei migranti. Ecco, lì c'è un livello di attenzione quasi obbligato, se questo è. Ma è una provincia articolata, sicuramente anche molto complessa per le ragioni che lei stava evidenziando e che presenta direi più scenari. Uno scenario di Ventimiglia che purtroppo questo è il terzo anno che evidenzia una realtà dell'immigrazione particolarmente sensibile, quindi particolarmente anche difficile da gestire, sia sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, sia chiaramente per la vivibilità dei territori, che comprendo dopo tre anni possa essere in qualche modo condizionata, creare delle situazioni di disagio. Poi ovviamente il discorso di Sanremo, che ha le sue criticità sotto altri aspetti riguardanti soprattutto la sicurezza nei periodo estivo, con delle presenze che si moltiplicano e che chiaramente ci sono anche delle sacche, penso alla città storica, al quartiere Pigna, dove stiamo lavorando da tempo. Cerchiamo soprattutto di lavorare andando a individuare soggetti che sono soprattutto extracomunitari, clandestini, che destabilizzano quello che può essere l'ordinato vivere sociale di questa, certo, di questa cittadina. Quindi Sanremo ha altre evidenze in negativo. Poi Imperia, che chiaramente ha la sua realtà, che diciamo, potrebbe sembrare al momento più tranquilla, però qui anche qui occorre un'attenzione al controllo del territorio molto, molto forte, evitando soprattutto quelle sacche di insicurezza urbana, io le chiamo un po' così, insomma, bisogna lavorare molto su questa percezione di sicurezza che soprattutto deriva dall'insicurezza urbana e quindi deriva dalla mancanza di vivibilità a tutto tondo di un territorio e dal degrado purtroppo anche delle aree urbane, che chiaramente contribuisce negativamente e quindi alza questa percezione di insicurezza, nonostante l'andamento della delittuosità a livello nazionale e a livello locale sia in diminuzione.
Ecco, sicurezza. Ultimamente proprio si è parlato di sicurezza, soprattutto dopo la tragedia avvenuta a Milano con il panico durante la partita, Sì, a a Milano, a Torino. Torino, chiedo scusa, a Torino con il panico durante la partita della Juventus, quindi è scattato così cosiddetto decreto Minniti per la sicurezza, attenzione agli eventi, alle manifestazioni. Ora c'è stato anche un vertice, sempre in prefettura, signor Questore. Io ho paura che forse poi si rischi di esagerare dall'altra parte nel comprendere i segnali, non nel darli, nel senso che mi pare che Questura e Prefettura abbiano fatto una sorta di vademecum, che è molto chiaro, che poi alla fine dice valutate la portata dell'evento. Non vorrei che questo venisse tradotto magari da qualche amministratore a livello locale con se c'è una cerimonia di battesimo bisogna schierare i carri armati, ecco, non è propriamente così, giusto? No, lei ricordava esattamente, ci siamo incontrati con anche diversi amministratori in Infatti. prefetture, il messaggio è stato molto, molto chiaro, però comprendo anche le difficoltà iniziali. Innanzitutto c'è un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblico presieduto dal signor prefetto che ha un ruolo di analisi e di pianificazione degli interventi. Quindi lo screening delle varie manifestazioni pubbliche avviene da parte della prefettura che riceve tutte le comunicazioni che riguardano le manifestazioni, in questo caso particolarmente esclusivamente estive, fino al 31 agosto, metà settembre, e su quelle si fa un primo filtro da parte della prefettura sulla base di tabelle, sulla base di quelli che possono essere dei parametri di riferimento particolarmente importanti. Poi quelle che saranno le manifestazioni che andremo a individuare più complesse, più articolate, sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, ci sarà un sopralluogo, quindi poi una riunione tecnica, un tavolo tecnico in questura e quindi poi il questore tradurrà il tutto in un'ordinanza che andrà ovviamente a compendiare i vari aspetti. Sì, è una realtà dove nel governo e della gestione delle manifestazioni pubbliche vanno qualificati gli aspetti di safety e di security. Quindi quando parliamo di safety parliamo di tutte quelle che possono essere i dispositivi strutturali a tutela dell'incolumità delle persone. Quando parliamo di security parliamo di tutti quanti i servizi di ordine e sicurezza pubblica, che devono essere poi finalizzati ad attuare le strategie operative più adeguate, più efficaci per garantire l'ordine e la sicurezza in quell'evento storico. Quindi, come giustamente diceva lei, non confondiamo l'evento che ha una sua complessità, una sua articolazione, una sua gestione completamente diversa rispetto a quello che può essere l'evento di una sagra piuttosto Certo. che un evento danzante dove obiettivamente manteniamo un po' quello che era l'impostazione tradizionale, andando eventualmente a fare dei correttivi, ma senza, tra virgolette, particolari oneri di spesa aggiuntivi o oneri dal punto di vista dell'impiego di risorse umane particolarmente eccessivi. Anche perché, signor Questore, Tutto con buon parlandosi senso ed con equilibrio. Ecco, esatto, equilibrio e buon senso credo che devono buon senso sia la altrimenti. parola d'ordine, anche perché parlandoci molto chiaramente, in questo territorio non credo che siano segnalate presenze di soggetti altamente pericolosi che domani potrebbero creare chissà che, è che purtroppo c'è il fattore di imprevedibilità, che quella ci può essere, voglio dire. Una persona che magari alza troppo il gomito, o magari, chi lo sa, si sveglia e diventa scheggia impazzita del terrorismo, quello però penso che nessuno lo possa prevedere. Non avete la sfera di cristallo, voglio dire. Assolutamente no, però queste misure che attenzioniamo per gli eventi, come dicevamo prima, un attimino più complessi Certo. e più sensibili sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, ecco, ci consentono di poter arginare, di poter mettere, ecco, di mettere su degli ostacoli che anche nel caso della persona, magari sotto l'effetto di sostanze stupefacenti Certo. o magari sotto l'effetto di alcol, quindi magari persone che hanno abusato di alcol, ecco, magari anche in questi contesti, in queste situazioni particolari che non c'entrano nulla con il discorso del terrorismo,
però possiamo avere la capacità e potenzialità per prevenire anche eventualmente delle derive sotto questo profilo. Quindi questi aspetti, soprattutto della safety, sono molto importanti in questa direzione. Questore, un impegno che avete svolto, lo svolgete da tempo, ma lei mi pare che ci abbia messo proprio qualcosa in più, trovando anche qui di nuovo pronta sponda nel prefetto Tiziano, è il discorso della prevenzione delle truffe, le truffe ai danni degli anziani. Sono un qualcosa che fa venire rabbia, parliamoci chiaro, perché colpire le persone indifese, che già magari sono in difficoltà, portargli via quei pochi soldi della pensione, sono quei reati che provocano veramente tanto tanto fastidio. Magari il numero è limitato, ma anche solo quei due o tre episodi fanno nascere un senso di rabbia molto molto più forte, magari di altre situazioni. Voi avete detto cerchiamo di prevenire invece di curare. Questa è un po' la filosofia. Sì, io ho appena un po' una cultura che mi porto dietro in questi anni, ormai qualche lustro nella Polizia di Stato. Ed è sempre stato quello poi che caratterizza un po' la nostra attività quotidiana, quello dell'esserci sempre, chiamateci sempre, è un po' questo spirito, questa missione al servizio della gente e soprattutto. Ovviamente con un obiettivo di garantire sicurezza e libertà, perché poi non c'è una vera libertà se uno non è sicuro nel vivere quotidiano, soprattutto nei confronti delle persone più deboli. E allora nei confronti degli anziani che subiscono questi raggiri, si vergognano ovviamente e si comprende questa vergogna e non Certo, denunciano. magari non lo vogliono dire, E non certo. denunciano. E nei confronti anche dei soggetti deboli, penso ai bambini, penso a tutto il problema del bullismo e alla fase finale, all'ingranaggio veramente devastante, la forma più devastante e moderna del bullismo, il cyberbullismo. Penso alle donne, penso a tutto il problema della violenza di genere. Ecco, di fronte a queste realtà, noi dobbiamo, di fronte a questa istanza di sicurezza che è forte, che è sempre più, importante, sempre più, ed è legittima, non possiamo che rispondere con la nostra presenza, nelle effettività proprio quotidiane, stando vicini alla gente, vicini soprattutto ai soggetti più deboli. E deve essere una cosa reciproca, la gente deve capire di avere la possibilità di interloquire con la questura, di chiedere. Adesso c'è anche questo nuovo numero unico dell'emergenza che è il 112, attraverso il quale si può chiedere di parlare con persone specifiche anche a seconda del tipo di problema che si ha. Perché insomma la questura c'è anche per dare eventualmente dei consigli, se parliamo soprattutto di bambini, di persone anziane. Non è che uno necessariamente deve sporgere una denuncia contro qualcuno o fare chissà che cosa. Cioè, molte volte magari si può anche avere il giusto suggerimento per agire nel modo giusto. Questa è stata un po' anche l'iniziativa del chiamateci sempre, questa brochure informativa per quanto riguarda i reati predatori o criminalità diffusa, cosiddetti, quindi parliamo di furti in abitazione piuttosto che di borseggi, scippi, è una brochure in tal senso, non a caso io ho voluto farla con le amministrazioni comunali, Imperie, Ventimiglia, Sanremo dove siamo presenti con i Certo. commissariati. Perché il ruolo oggi degli enti territoriali, quindi rappresentati ovviamente in particolar modo ovviamente dal sindaco, alla luce anche del decreto Minniti sulla sicurezza delle città, è un ruolo fondamentale. Cioè, è il ruolo, cioè, si potenzia, cioè questa normativa va a potenziare in maniera sensibile gli interventi degli enti territoriali e delle forze di polizia contro il degrado urbano Certo. e va a rafforzare la collaborazione tra le forze di polizia e gli enti territoriali che poi si esprime in particolar modo attraverso la polizia municipale. Cioè la sicurezza urbana è un bene pubblico. Una volta per tutte deve essere in evidenza questa situazione qui. Poi
si può parlare sempre di sicurezza pubblica. Sicurezza urbana è una realtà che prescinde dalla commissione dei reati, spesso e volentieri, parliamo spesso di comportamenti di inciviltà, certo. Parliamo di degrado, ma si riferisce alla vivibilità dei territori. E questa vivibilità la si può realizzare attraverso diversi interventi. Innanzitutto sicuramente quello di prevenire fenomeni che dicevamo poc'anzi, di criminalità diffusa piuttosto che predatoria attraverso iniziative specifiche di prossimità. E una brochure va in quella direzione, una brochure informativa va in quella direzione. Attraverso anche una promozione del rispetto della legalità. Quindi pensiamo a tutte quelle manifestazioni di occupazione abusiva, ambulantato abusivo, contraffazione di merci. Sono ovviamente espressioni e manifestazioni che incidono sulla percezione di sicurezza e fanno parte della sicurezza urbana. E qui occorre un ruolo attivo della Polizia Municipale, proprio in una sorta di, come dire, di prevenzione e di controllo attivo delle aree urbane, attivo, sottolineo, delle aree urbane. Quindi è ancora una volta anche, direi, una promozione del rispetto proprio del decoro urbano nella sua complessità. Quindi ragioniamo molto anche su questa realtà della sicurezza urbana, perché è quella che incide molto, il fattore del degrado urbano incide molto sulla percezione di insicurezza, incide particolarmente su questa percezione. Non ci dimentichiamo che comunque c'è un andamento della delittuosità a livello nazionale e a livello anche della provincia di Imperia che è in diminuzione. A questo andamento di diminuzione non corrisponde una diminuzione della percezione di sicurezza. Questo significa che comunque c'è qualcosa che collide o si inseriscono dei fattori che chiaramente insomma ci sono meno reati, meno criminalità, però la percezione ma sentiamo di essere più insicuri, abbiamo più paura di prima. La gente è smarrita, la gente comunque si sente abbandonata, si sente insicura. Su questa istanza forte e legittima di sicurezza dobbiamo lavorarci ogni giorno per renderla poi effettiva nella quotidianità, questa nostra presenza e questa nostra risposta. Io la ringrazio, signor Questore, a per voi. La disponibilità. Grazie a voi. Il nostro naturalmente è un arrivederci anche a sicuramente, presto, sì, volendo, con perché piacere. Potremo continuare appunto a seguire anche un po' l'evoluzione. Grazie. Speriamo sempre dei servizi di prevenzione, di non dover parlare di fatti di cronaca pesanti, ma di attività in questo senso. Di prevenzione, di prossimità e di vicinanza nei confronti del cittadino. Ha bisogno di sentirsi le forze di polizia vicine. Grazie al questore della provincia di Cesare Cavocasa e a voi che ci avete seguito. Arrivederci, una buona serata. Grazie.